I tre dogmi della teoria cellulare affermano che tutti gli esseri viventi sono formati da una o più cellule, che ogni cellula è un'unità organizzativa e autonoma e che ogni cellula deriva da una cellula preesistente. Oggi questi principi ci sembrano scontati, ma in realtà la teoria cellulare è abbastanza recente, perché è stata formulata solo nel 1839 e precede altre importanti scoperte nel campo della biologia, come la teoria dell'evoluzione di Darwin e le leggi di Mendel. Essa è in genere attribuita a Matthias Schleiden e Theodor Schwann, nonostante altri scienziati come Rudolf Virchow abbiano dato un contributo importante alla sua enunciazione. Il primo passo verso la formulazione della teoria cellulare venne però compiuto ben due secoli prima. La scoperta della cellula fu resa possibile, infatti, solo attraverso l'invenzione del microscopio. Il primo microscopio ottico composto è stato inventato da Hans e Zacharias Janssen in Olanda. Nel 1665 Robert Hooke, celebre scienziato inglese, mentre si trovò ad osservare diverse sezioni sottili di sughero al microscopio, scoprì una moltitudine di piccoli pori che denominò cellule. Egli coniò questo termine dal latino cella, che stava ad indicare una piccola camera come quella abitata dai monaci dei monasteri. Nonostante la sua descrizione fosse abbastanza accurata, se pensiamo a tutto ciò che una cellula può contenere al proprio interno, Hooke in realtà non conosceva la vera struttura e funzione di questi piccoli pori. Infatti, ciò che Hooke pensava fossero cellule, in realtà non era altro che pareti cellulari vuote di tessuti vegetali. Ma poiché il potere di magnificazione dei microscopi disponibili al tempo non era molto alto, egli non comprese la loro vera natura. Nel suo trattato Micrografia, oltre a riportare queste osservazioni, Hooke osservò anche della muffa di colore blu che era cresciuta su della pelle. Dopo averla studiata a microscopio, egli non fu in grado di osservare dei semi che potessero spiegare come la muffa potesse riprodursi, e pertanto ciò lo indusse a suggerire che la causa fosse la generazione spontanea da calore, sia artificiale che naturale. Poiché la teoria della generazione spontanea era stata formulata già da Aristotele e ampiamente accettata all'epoca, non fu confutata finché un altro scienziato, Leeuwenhoek, scoprì successivamente che la generazione avveniva in modo differente. Anton van Leeuwenhoek, un negoziante di tessuti interessato ai microscopi, iniziò a sperimentare con questi strumenti dopo averne visto uno in azione ad Amsterdam nel 1648. Prima del 1668 egli imparò a levigare le lenti e ciò lo portò ad avere un microscopio personalizzato in grado di magnificare gli oggetti di circa 300 volte. Fu proprio grazie a questo microscopio che egli poté osservare degli oggetti capaci di muoversi. In una lettera alla Royal Society di Londra datata 9 ottobre 1676, egli affermava che dal momento che la motilità è una qualità della vita, questi oggetti da lui osservati dovevano per forza essere organismi viventi. Nel corso del tempo egli descrisse molti microrganismi che egli chiamava animalcules o piccoli animali. Egli osservò i globuli rossi, batteri e persino gli spermatozoi, sia umani che animali. Fu proprio grazie alla scoperta di questi tipi di cellule che egli scoprì che il processo di fertilizzazione richiedeva che uno spermatozoo entrasse in una cellula uovo. A questo punto i biologi credevano che ci fosse un'unità fondamentale della vita, ma non erano sicuri di quale fosse. È stato solo più di un secolo dopo che questa struttura fu collegata alle cellule e alla loro esistenza in animali e piante. Questa conclusione fu raggiunta da Henri Dutrochet, che definì le cellule non solo come delle unità strutturali, ma anche come delle unità fisiologiche. Nel 1839 Schleiden suggerì che ogni parte strutturale di una pianta fosse costituita da cellule o il risultato di cellule. Egli suggerì anche che le cellule fossero create grazie a un processo di cristallizzazione che avveniva o dentro alle cellule o dall'esterno. Nello stesso anno Schwann affermò che non solo le piante, ma anche gli animali erano composti da cellule o il prodotto di cellule all'interno delle proprie strutture. Da queste conclusioni furono formulati due dei tre dogmi della teoria cellulare, ossia che tutti gli organismi viventi sono composti da cellule vive e la cellula è l'unità di base della vita.
Nel 1855 Wilkoff aggiunse il terzo dogma della teoria cellulare, il latino omnis cellula e cellula, che si traduce in tutte le cellule vengono generate da altre cellule. La teoria cellulare moderna ha aggiunto ai tre postulati fondamentali che l'attività di un organismo dipende dall'attività totale di ogni sua cellula, che il flusso di energia occorre nelle cellule, che le cellule contengono DNA che si trova specificamente nei cromosomi e RNA che si trova sia nel nucleo che nel citoplasma e che tutte le cellule hanno la stessa composizione chimica in organismi di specie simili. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace o un commento qui sotto e ricordatevi di iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Alla prossima!